stata una vera e propria aggressione nei miei confronti da parte di due persone, eccolo, per un motivo futile. Dopo due discussioni, praticamente questo personaggio mi ha tirato un calcio in faccia, da cui io credo che si vede, e poi il secondo avanti, mi ha aggredito avanti. È ancora piuttosto scosso Igor Svetina, titolare del bar Igor di Via dei Giuliani 16, aggredito lunedì attorno alle 12:45 fra la medesima via e Piazza Puecker. I video che girano sul web fanno ben vedere i momenti di forte tensione e le botte che si sono scambiati i quattro, ovvero Igor, assistito da suo padre ottantenne, e i due giovani che, seguendo il racconto dell'uomo, sarebbero partiti subito con fare violento dopo un veloce scambio di battute. Il fattore scatenante è la pipì del cane accompagnato dai due giovani proprio davanti al bar, sul gradino e sul bidone della spazzatura. Da qui il richiamo a pulire quanto fatto dall'animale e immediatamente un calcio al volto da parte di uno dei due giovani. Sono stati richiamati, erano già quasi sull'angolo, poi ci siamo avvicinati, siamo noi qua a loro, e li abbiamo pregati di pulire. E diciamo qua, praticamente qua così è iniziata la colluttazione. Vai, eravamo qua giù dal marciapiede. Dopo che li abbiamo pregati di pulire, ho ricevuto sto colpo tremendo, insomma. Il padre di Igor è subito intervenuto, ricevendo anche lui calci e pugni. Fortunatamente c'era mio padre che ha diviso, ha portato via uno di questi due ragazzi, prendendosene di santa ragione. È molto, il viso tutto tumefatto, è molto male, insomma, 79 anni. Oltre al visibile colpo all'occhio, Igor ha riportato alcune leggere ferite, il padre invece ha riportato conseguenze più serie. Le visite che ho fatto all'ospedale dicono che non ci sono grossi problemi, che insomma non è rotto niente. Devo fare un controllo ancora oculistico, mi è stato consigliato fra circa 30 giorni. Invece mio padre è a letto. Purtroppo mio padre è una persona molto particolare, lui teme tanto i dottori e gli ospedali, quindi diciamo, su consiglio del medico di rimanere in ospedale, lui ha rifiutato, ha firmato ed è uscito, però è a casa distrutto. Una situazione mai vissuta prima in tanti anni di attività nel rione. Un'aggressione così da parte di due persone, no, siamo qua dal 1994 aperti. Mi sono innervosito perché comunque se tu mi tratti bene riceverai, diciamo, altrettanto. Se tu mi colpisci, insomma, purtroppo non è che io scappo.